Allora, stiamo andando a Omegna City per questa sera vedere il concerto di Giorgio Vanni e poi domani vedere, cioè intervistare Andrea Lorenzon, autore di Cartoni Morti, di tante cose molto belle. Se a volte vedete che guardo qua è perché guardo qua per vedermi, quindi bella. Volevo solo rendervi partecipi di quanto sia pesante questo zaino. Però sono riuscito a far stare dentro tutto in un solo zaino, questo per farvi capire lo spessore, ok? Ci sono dentro vestiti e apparecchiatura per che comunque farò il video domani. Dai, che sembro un turista. Sembro oggettivamente un turista, come se non fossi mai stato a Omegna. Per chi non lo sapesse, Omegna è la città dove vado a scuola. Dai, così. Da quant'è che aspetti in stazione? Grande. Slay per il video? Sto facendo un video, che cosa devo fare? Slay. Non lo posso dire perché qua mi danno. No, te ne capo. E questa? Questa potrebbe essere la stanza in cui questo canale qui realizza i suoi video. Wow, potrei emozionarmi. Vero? Sono emozionata, sì. La stanza di questo canale qui. Link in descrizione, forse, se ho voglia. Siamo qua ad aspettare le tue amiche, le tue. Sono anche amiche tue, ti ricordo. No, sì, no. Ti ricordo che sono venuta a casa tua per Capodanno, quindi sono anche amiche tue, idiota. Perché c'è Goldrake lì sopra? Goldrake. Sì, tante. Non è così impossibile. Ci sto dentro io. Io no. Vai. No, secondo me ci stai. Dai, c'è anche la musica giusta. Io la foto della settimana. No, ma fa il culo, ce l'ho anch'io. Eh no, cara. No, no, ciccia, ciccia. No, non hai capito ciccia, niente, basta. No. Ciccia. No, ciccia. No, ciccia. Vogliamo vedere chi la manda prima. Facciamo così, chi la manda prima. Il copyright! Omegna vi dà il benvenuto questa sera al Parco Rodari, al Forum, per un grandissimo evento che è coronato delle sigle. Date un caloroso benvenuto a Giorgio Vanni! Questo tunnel, che questa sera è un tunnel di divertimento, di sorrisi. Allora, bando alle ciance, che non so cosa vuol dire, ma mi sembra che ci stia bene. Su tutti le braccia, tutti le braccia, tutti le braccia. Bravo tesoro, guarda che bello. Tutti le braccia, perché da voi, omegnesi, come si dice, vabbè, ho bisogno, guardate che si dice. Cioè, sanno dell'esistenza delle sigle così, però voi li trascinate a vedermi così. Fuori la voce! Sulle braccia tese, voglio che squarciate il cielo! Avete capito di qual era, di quel ritmo lì, di qual era, di che pezzo era? Se vi dico, allenatori! Non mi sento, più forte! Ok, è tempo, non è tempo. Fuori la voce. Fuori la voce che registriamo il disco. Ok, anch'io un pochino, eh. Insieme, insieme. Per questo evento voglio ringraziarmi. Uno, due, tre. Lui non è viola, Marco. Aspetta, dopo la fine. Riccardo. Oh, due decaffeinati e un ginseng. Grazie. Grazie. Ci vediamo l'anno prossimo.
Questi occhi non sono perché ho pippato cocaina, ma perché sono allergico, probabilmente, non lo so, a qualcosa. Wow, sono veramente messi male. Vabbè, andiamo a dormire, siamo a casa di Piazza. Allora, è mattino, stiamo andando a prendere Lorenzone, manager, e siamo in ritardo, come al solito. Piazza Goffredo Mameli, dopo la serie, assume tutto un altro significato. Oddio, cioè, no, lo stesso, però comunque sai la storia almeno. Guardate la serie su. È bella, è carina. Abbiamo finito l'intervista, ho messo il cappellino di Harvard. Ci siamo divertiti molto, ci siamo divertiti molto, adesso metto a posto e poi andiamo a trovare alla ricerca di Andrea Lorenzol, che è tra il pubblico. Allora, raga, sì, non ho mantenuto la promessa di andarlo a cercare perché sono andato a cercarlo, però fare il vlog adesso mi sembrava eccessivo, quindi va bene così. Cioè, è stato molto bello incontrare lui, potergli parlare per tutto il giorno. E sono molto contento di questa esperienza. Concludo qui al mio solito bar che avete visto migliaia di volte. Questo vlog doveva avere un'impronta diversa, nel senso nella mia testa avrei dovuto mostrarvi, avrei dovuto interagire tanto con Andrea anche nel vlog, ma quello che ho capito è quello che ho pensato giustamente, ragazzi, stiamo comunque parlando con una persona che io non avevo mai conosciuto, che è comunque una persona importante da certi punti di vista. Molti di voi, anzi probabilmente tutti voi lo conoscete o sapete che cosa ha fatto, quindi vi consiglio di andare su TikTok a vedere le clip dell'intervista che abbiamo realizzato. Questa esperienza è stata bellissima, è stata un'esperienza fantastica che non vedo magari l'ora l'anno prossimo di ripetere con TBS, e sono veramente onorato di aver potuto fare un'esperienza del genere. È veramente stata formativa, soprattutto quando parli con una persona del genere, con due persone del genere, perché con lui c'era anche il suo manager, una persona comunque lui di un calibro culturale importante. Si è stati assieme tutto il giorno e abbiamo parlato veramente di tutto. Ed è stato veramente bello e formativo, non vedo l'ora di rifarlo. Io mi permetto di ringraziare il comune di Omegna, ovviamente. Ringraziare tantissimo il comune di Omegna che ha permesso questo bellissimo evento in cielo e in terra. Uno, due, tre. E ovviamente la consulta comunale giovanile, perché ovviamente hanno sponsorizzato TBS, ma perché hanno realizzato questa cosa e soprattutto hanno pensato a me, Piazza. In primis che ha pensato a me, grazie Piazza, questo canale queer. E buon ragazzi, noi ci vediamo nei prossimi video. Spero che questo video comunque vi sia piaciuto.